Ciao a tutti, bentornati. Finalmente siamo alla fine di questo maledettissimo anno, ma oggi ho deciso di allietarvi con i miei best prodotti make-up di questo 2020. Chiaramente non mancherà il video dei preferiti best skincare, quindi restate sintonizzati. Oggi però ci concentriamo sui prodotti make-up. Ho cercato di scegliere sia prodotti low cost che prodotti high cost, così da poter fare un attimino, da poter dare un attimino una vasta scelta di prodotti. E partirei però dal primer che ho soltanto in versione high cost. Sapete benissimo che io non sono un amante dei primer, non li utilizzo particolarmente. Il mio preferito, il mio best primer high cost 2020, in realtà primer e basta, è il primer di Laura Mercier, il Pure Canvas Primer Blurring Flutant. È un primer che a me è piaciuto da morire. Io lo sto utilizzando in realtà da fine anno, diciamo negli ultimi mesi l'ho scoperto, e devo dire che ha subito scavalcato gli altri primer che possiedo, perché mi piace sin da subito, sin dal primo momento che io applico questo prodotto, sia perché mi rende la pelle completamente di velluto al tatto, lo avvertite al tatto, mi opacizza quanto basta e leviga un sacco l'incarnato, e mi piace anche che mi tiene il trucco davvero un sacco di ore a lungo, riesce a mantenermi la zona T abbastanza tranquilla e ferma, non lucida affatto, ma soprattutto l'effetto pelle proprio al tatto è meravigliosa, quindi ha conquistato il podio questo primer, quindi assolutamente il migliore. Fondotinta low cost in assoluto best 2020 è lui, il fondo di Catrice, l'HD Liquid Coverage. Per me è un fondo, al di là che sia low cost, high cost, è il top. A me è piaciuto perché, ve l'ho già detto anche nel video dei fondotinta, uno degli ultimi video che ho girato, se ve lo siete perso andatelo a vedere, mi piace un sacco perché leviga tantissimo, riduce un sacco i pori, vi dona questo effetto fondotinta leggero, ma che comunque uniforma un sacco l'incarnato, questa luminosità molto bella. L'applicatore è questo contagocce, la consistenza è molto leggera, quindi è stratificabile, quindi potete chiaramente avere sia un effetto un po' più naturale, ma allo stesso tempo, andandolo a stratificare, un effetto un po' più coprente. A me piace tantissimo, ripeto, ha una durata altissima, riesce ad opacizzare quanto basta, cioè riesce a mantenermi il trucco parecchie ore, quindi assolutamente il best 2020 low cost è lui. Fondo high cost best 2020, il fondo di Dior, il Forever Skin Glow. Io ce l'ho nella colorazione 1N. In realtà ho fatto fatica a scegliere questo fondo perché ultimamente sto utilizzando tanti fondi che mi piacciono. Quindi scegliere lui mi ha fatto un attimino ragionare, capire un attimino perché ho scelto lui. In primis perché l'ho utilizzato tutto l'intero anno, tutto l'inverno. Dall'inverno scorso, quindi da ottobre scorso, tutto l'inverno, quindi gennaio fino a giugno, ho fatto fatica ad abbandonarlo, tanto che ho acquistato la versione summer di questo fondo per farvi capire quanto mi è piaciuto. Io che adoro l'effetto glow, è perfetto, quindi dona un effetto illuminante, coprente al punto giusto, è stratificabile, quindi se vi piace di più l'effetto un po' più coprente, questo fondo riesce a darvelo, ma io che amo l'effetto coprenza media, non troppo, ma l'importante è che sia illuminante, quindi perfetto. Durata molto alta, dopo qualche ora tende chiaramente un po' a lucidare, è un po' più pesante rispetto magari anche al Catrice, perché anche la consistenza del prodotto stesso è un po' più pesante, ma non più di tanto, comunque avete un effetto illuminante, d'inverno è perfetto secondo me come fondo anche invernale, quindi assolutamente il best fondo high cost 2020. Il correttore best high cost purtroppo non lo possiedo più perché l'ho terminato e l'ho dovuto buttare, ma assolutamente per me resta lui il best 2020. Sto parlando del correttore di Smashbox, lo Studio Skin Flawless, vi lascerò una foto sicuramente per farvi capire di che prodotto sto parlando. È un correttore che io amo. Amo tantissimo perché è un correttore coprente,
non va assolutamente molto coprente, quindi se avete delle occhiaie molto pronunciate ve le copre, non va assolutamente nelle pieghe, leviga il contorno occhi, illumina e praticamente il correttore per me è perfetto. In questo 2020, tra i tanti correttori che ho provato, lui resta il primo. Ne ho provati diversi che mi sono piaciuti, però nessuno è riuscito a superarlo. Correttore low cost best di questo 2020 è il correttore di Catrice, l'Instant Awake Concealer. Questo è un correttore che ha questo applicatore particolare molto simile al correttore di Maybelline, l'Instant Anti-Age. Mi è piaciuto molto, io l'ho preso nella colorazione 005, il Neutral Light. Mi è piaciuto un sacco perché io che ricerco sempre un effetto un po' più illuminante del contorno occhi, questo correttore non è molto coprente ma illumina un sacco, il correttore, il prodotto è molto leggero, chiaramente se dovete coprire delle occhiaie molto pronunciate magari vi consiglio di andarci ad applicare un correttore più aranciato al di sotto e al di sopra questo correttore per illuminare ed è perfetto, è leggero tanto da non andare nelle pieghe il che lo rende quasi perfetto, se fosse un po' più coprente sarebbe il top del top, però tra i correttori low cost per me è assolutamente lui. Cipria High Cost Best 2020 è la cipria di Becca ed è l'Hydra Mist Setting Refresh Powder, è una cipria che io ho adorato, è molto particolare perché è una cipria con all'interno delle particelle d'acqua, tanto che quando applicate questo prodotto avete la sensazione di fresco, freddo, di prodotto bagnato. Io all'inizio non l'avevo capito, mi ero fidata così, ma non l'avevo studiato bene come prodotto, ma sin da subito mi sono accorta di questa particolarità, tanto che poi mi sono informata e ho letto appunto che all'interno ha particelle d'acqua, proprio perché va ad idratare un sacco, quindi è molto consigliata per le pelli secche. Io che ho una pelle mista comunque assolutamente mi sono trovata molto bene perché idrata è vero, ma allo stesso tempo leviga e fissa il trucco benissimo. C'è da dire anche che col passare del tempo questo effetto di polvere bagnata si perde. Io l'ho utilizzata tutto l'inverno e anche tutta l'estate, proprio perché questo effetto di fresco l'estate è davvero molto piacevole. Però col tempo si è persa questa sensazione, questa polvere bagnata. Non so, magari perché insomma l'ho quasi terminata, però col tempo si perde, ma comunque è molto idratante nonostante sia una cipria in polvere, quindi chiaramente le ciprie vanno un po' a seccare di più. Però ripeto, per le pelli secche, se non amate le ciprie, questa cipria può fare per voi. Cipria low cost best 2020 è la cipria di Catrice. Dovete perdonare le condizioni, è un attimino distrutta, ma l'ho utilizzata davvero tanto, l'ho portata con me dietro un po' ovunque ed è una cipria che mi è piaciuta tanto, tanto perché mattifica bene, soprattutto nella zona T, soprattutto d'estate che tende un po' a lucidare leggermente di più, fa assolutamente il suo dovere, funge anche da SPF perché ha anche un SPF 10, quindi un po' di protezione riesce a darvela e fissa davvero bene il trucco, quindi è una cipria che mi è piaciuta parecchio tanto tra le ciprie low cost, anche la polvere è molto sottile quindi si fonde molto bene sulla pelle, quindi assolutamente best cipria 2020 low cost è lei. La terra best 2020 è la terra di Nabla ed è la Skin Bronzing Soft Revenge. Non ho la versione low cost della terra perché non ho terre low cost a mostrarvi. Vi mostrerò anche delle palette viso con delle polveri, quindi anche con dei bronzer, ma per quanto mi riguarda la terra migliore in assoluto è la terra di Nabla. Mi piace tantissimo perché ha una polvere molto sottile e allo stesso tempo molto stratificabile. Non è chissà quanto pigmentata, non amo i bronzer o le terre molto scure, comunque più che scure, molto pigmentate, perché chiaramente poi dovete stare lì a sfumare, sfumare, sfumare e magari vi lascia anche la chiazza e ciaone. Invece questo prodotto vi permette di sfumarlo per bene, pian piano, quindi assolutamente la terra migliore di questo 2020. Il blush low cost che metto sul podio in questo 2020 è questo blush di Essence ed è il My Glow Passion Blush, con questo packaging deliziosissimo. Il colore è molto particolare, è un colore che in altre versioni non ho in collezione, questa colorazione di blush è particolarissima, il finish non è opaco, è leggermente shimmer o satinato, dona un effetto luminoso e soprattutto d'estate trovo che sia molto bello, è il blush che io ho più utilizzato e che più ho adorato e quindi assolutamente blush low cost best 2020. Il blush high cost che per me è stato il migliore di questo 2020 è il blush di Too Faced ed è il Fruit Cocktail Blush Duos, oltre al packaging che
chiaramente mi ha conquistata perché io sono una vittima del packaging, sappiatelo. La profumazione fresca estiva che sa proprio di papaya. All'interno abbiamo questi due colori, quindi cioè come se fosse un blush e allo stesso tempo anche un illuminante, che miscelato dona un blush stupendo, luminoso, di questo colore anche corallo e aranciato pescato, bellissimo. Adesso lo sto utilizzando meno, l'ho utilizzato tantissimo quest'estate. Il solco non lo riuscirete a vedere, ma vi garantisco che c'è. L'ho utilizzato sempre, 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 da quando l'ho acquistato fino a settembre anche. È un blush bellissimo, anche la polvere stessa è molto bella. Nonostante poi sia anche un blush anche illuminante, non fa venire fuori anche le imperfezioni. Di solito magari i blush molto luminosi vanno soprattutto in questa zona ad evidenziare poi i pori, invece assolutamente vi garantisco che questo blush non vi fa venire fuori alcun difetto, anzi è bellissimo e luminosissimo. L'illuminante iCost, che quest'anno conquista il podio per me, anche se iCost non è proprio, però se paragonandolo al prodotto che vi mostrerò dopo, è iCost ed è l'illuminante di Nabla, lo Skin Glazing nella colorazione Privilege. Oltre alla colorazione che mi piace tanto e questo dorato champagne molto bello, mi piace tantissimo la polvere, perché la polvere è molto sottile, il che chiaramente vi permette di avere un effetto molto discreto, non vi far venire fuori le imperfezioni, cosa che molti illuminanti con le polveri un po' più spesse fanno venire fuori, soprattutto in questa zona, le imperfezioni, anche i pori dilatati chiaramente sono un attimino più in evidenza. Invece questo illuminante assolutamente no, è stratificabile, quindi se volete un effetto un po' più visibile e chiaramente riuscite ad ottenerlo, però io che adoro l'effetto illuminante ma quasi baciata dal sole, questo illuminante è perfetto. Gli illuminanti low cost best 2020 sono gli illuminanti di questa palette di Makeup Revolution nella colorazione Praline. Il packaging è troppo bello. Le polveri sono, a differenza della polvere dell'illuminante anche di Nabla, hanno una consistenza un po' più granulosa, un po' più spessa, hanno una pigmentazione altissima, ma molto alta. Io ho utilizzato tantissimo questo colore qui e anche molto il bianco, ho utilizzato poco questo dorato molto forte, anche la terra un po' meno. Le polveri sono diverse da quelle di Nabla, quindi meno sottili, ma comunque sfumabili e molto pigmentate, quindi assolutamente da menzionare, è nel podio dei low cost. Passiamo adesso al prodotto per sopracciglia. Per me il prodotto iCost Best 2020 è il prodotto di Benefit ed è il Gimme Brow, che tuttora che mi è terminato io continuo, mi ostino ad utilizzarlo anche se non ce n'è di prodotto all'interno, ma mi è piaciuto tantissimo. È un mascara colorato, quindi vi permette anche di colorare le zone in cui magari mancano dei peli e di fissarlo anche molto bene, quasi da avere a fissarle e non farle muovere, ma non vi crea quell'effetto pastoso e duro delle sopracciglia, il che mi piace un sacco. Quindi un effetto naturale, le pettina molto bene, le fissa e allo stesso tempo le colora, quindi il prodotto migliore per sopracciglia low cost, lui. Come prodotto low cost invece è una matita di Essence ed è la Super Last 24 ore, che purtroppo mi è terminata e mi è piaciuta tanto. Le matite di Essence non deludono mai, sono infatti, io mi sono sempre trovata bene con matite occhi, matite labbra, matite per sopracciglia, quindi assolutamente validissima e best 2020. Il colore, infatti il colore l'avevo azzeccato, è scomparsa anche qui la scritta, comunque tra i più scuri. È facile da applicare perché andate a disegnare il pelo e anche a riempire chiaramente le zone in cui manca qualche pelo in più, e dura tutto il giorno, non va via, anche se magari vi toccate la zona non si muove, non si sposta, quindi questa matita è validissima, penso ci sia ancora in gamma, quindi da provare assolutamente. Il mascara low cost best 2020, ma per me best da sempre, è il mascara di Essence ed è il Lash Princess nella versione verde. È un mascara che io compro e ricompro infinite volte. Ha questo scovolino a cono che vi permette di andare sia nelle zone un po' più interne ma anche nelle zone un po' più esterne. Allunga in curva un sacco, districa anche benissimo, è tra i mascara
più belli e che mi piacciono di più, io li ho paragonati anche, li parlo paragono anche ai mascara high cost, e spesse volte lui vince, lo preferisco. Il mascara high cost migliore di questo 2020 è il mascara di Too Faced, il Damn Girl. Io ho anche provato il Better Than Sex, però devo dire che questo secondo me ha una marcia in più. Mi piace, oltre che vabbè, lo scovolino, questa tipologia di scovolini un po' a clessidra mi piacciono tanto. Allunga un sacco le ciglia, purtroppo è terminato, allunga un sacco le ciglia e le pettina benissimo, le apre completamente, cosa che fa anche lui. Le apre completamente, le incurva un sacco, le volumizza ma non fa i grumi, quindi è un mascara che a me è piaciuto tantissimo, quindi best 2020 cost come mascara. Vediamo adesso quali sono state per me le palette viso migliori di quest'anno, ossia la versione high cost che la versione low cost. La palette di Smashbox è una palette che mi avete visto tantissime volte, di cui vi ho parlato fino allo sfinimento, lo sapete già, ve lo ripeto. È versatilissima, la portate ovunque, ha tutto quello che vi serve per un make up, quindi le terre, la terra fredda, la terra un po' più calda, il blush, gli illuminanti, anche questo illuminante opaco, è perfetta, è una palette che io porto sempre con me quando non voglio portarmi dietro chissà che cosa. Ha delle polveri sottilissime, sfumabili, ce l'ho da un bel po', la terra fredda, io vedo il solco, forse voi non lo vedrete, ma c'è, spero mi finisca il più tardi possibile perché è davvero una palette che io adoro e che sicuramente ricomprerei, quindi per me la palette migliore ai costi di questo 2020. La versione invece low cost è la palette di Catrice, la Aloha Sunset, l'ho utilizzata molto di più d'estate, d'inverno l'ho accantonata anche perché i colori sono un po' più estivi, le stesse terre sono infatti calde, quindi d'estate, d'inverno per me è difficile poterle utilizzare. Ho utilizzato di più questa terra, questa qui molto illuminante, non mi fa impazzire, però questa terra qui un po' più calda anche come bronzing mi è piaciuta tanto, gli illuminanti sono molto illuminanti, anche i blush mi sono piaciuti tanto, questo qui è molto simile all'Orgasm perché questo pescato con le particelle dorate, molto simile, e quindi è una palette che io ho portato dietro, che mi è piaciuta, mi ha dato grandi soddisfazioni, è leggermente polverosa, però la polvere comunque si fissa, sono molto pigmentate, quindi assolutamente la palette viso low cost migliore di quest'anno. Vediamo adesso le palette occhi. Come palette high cost io ho scelto la palette di Too Faced. In realtà ho fatto fatica a scegliere la palette, però mi sono fatta due conti, ho ricordato quale palette ho utilizzato di più, ho ricercato di più rispetto alle altre, ed è sempre stata, o quasi sempre, è stata lei. Ed è la Shake Your Palms Palms. Io poi adoro le palette piccoline, da qui poi sono anche molto attratta dal packaging, vi ripeto, io sono una grande vittima del packaging, poi sono comode, non si rovinano perché sono tipo in latta, e le trovo queste palette bellissime, tanto che ho anche preso la versione natalizia con il pan di zenzero, la profumazione è paradisiaca. Io trovo tra l'altro che sia anche molto versatile, perché io con questa palette ho fatto trucchi sia un po' più particolari ma anche molto basici, perché ci sono i marroni, c'è questo rosa, c'è questo shimmer dorato molto molto bello, o questo shimmer rosato carinissimo, magari anche da un trucco molto semplice. Poi c'è anche questo verde shimmer bellissimo e particolarissimo. Trovo che sia stata una palette molto versatile. Chiaramente voi sapete che io non sono da make up chissà quanto elaborati, però ogni tanto qualche trucco un po' più particolare, certo, mi diletto. La palette occhi low cost migliore di questo 2020 per me è la palette di Make Up Revolution, la Reloaded Neutrals 3. Penso che tutte queste palette Reloaded siano formidabili. La qualità di questi ombretti è davvero altissima, hanno una pigmentazione pari a palette super high cost. Sono un po' polverose le cialde opache, gli shimmer sono bellissimi, super scriventi, super riflettenti, hanno una durata anche molto valida. Io chiaramente ho una palette particolare, si possono creare anche dei look nude più naturali,
nude, diciamo sì, perché ci sono dei marroncini anche un po' più lavorati, quindi un po' più articolati, perché ci sono delle stesse colorazioni, la versione un po' più chiara, quella più intensa. Il prezzo di queste palette è davvero bassa, ma io credo che come qualitativamente sono davvero altissime, quindi le palette di Make Up Revolution secondo me sono assolutamente da provare, per me vince lei. Passiamo adesso ai prodotti labbra, partirei dai gloss. Come gloss high cost, assolutamente il gloss di By Terry al profumo di rose. Se amate la fragranza potrebbe piacervi tantissimo, altrimenti assolutamente potreste testarla. E io l'adoro, mi piace tanto perché è un gloss per niente appiccicaticcio, ma vi giuro zero per niente. E mi piace anche perché dona questo effetto lucido, io lo applico anche al di sopra di alcuni rossetti, ma anche da solo. Non ha questo effetto appiccicaticcio, dura un sacco, non vi crea la patina terribile, quindi assolutamente il gloss migliore ai cost. Vi mostro adesso un prodotto trattamento, anche se l'effetto è quello di un vero e proprio gloss, ma non è un gloss, è proprio un trattamento volumizzante, ed è il prodotto di Nabla, il Viper Lip Plumper. È un prodotto che io sto adorando, ha questo erogatore tipo in plastica, la rotellina va girata e poi viene fuori il prodotto. Mettendo tanto prodotto le labbra praticamente vi pizzicano da morire, sentite il fuoco sulle labbra, quindi assolutamente, assolutamente sconsigliato applicare tanto prodotto, ma la giusta quantità, chiaramente il pizzichio lo sentirete, ma sopportabile, nulla di chissà quanto fastidioso. L'effetto volume è garantito, io proprio ad occhio nudo vedo questo effetto volume, e va ad esaltare anche il colore naturale, quindi avete queste labbra più voluminose, più rimpolpate e anche idratanti, perché all'interno ha anche delle emollienti, quindi idrata anche un sacco, con questo colore un po' più esaltato delle vostre labbra. E vi garantisco che anche una volta andato via, a distanza di 4-5 ore, l'effetto perdura nel tempo per delle qualche ora in più, quindi avete sempre questo effetto un po' più voluminoso, quindi assolutamente adoro, adoro. Siamo addirittura d'arrivo, quindi concludo con i rossetti. Il rossetto low cost che merita assolutamente di salire sul podio per me quest'anno è il rossetto di Catrice. Questo qui è il Demi Matte Lipstick, quindi i semi opachi. La colorazione 040 Exotic Nude. La colorazione è bellissima, è questo color mattone con una piccola punta di rosso. Io poi adoro queste colorazioni. Il rossetto ha questo effetto, ha un finish semi opaco, quindi non effetto velluto, leggermente, ma vi dico leggermente lucido, ma non cremoso, fate attenzione. Ha una durata molto lunga, non secca, e questa è una cosa che mi piace tanto, è molto confortevole anche sulle labbra, quindi vince lui a pieni voti come rossetto low cost. Poi la profumazione dei rossetti Catrice è sempre la stessa. Io ricordo i primi rossetti che acquistavo avevano questa profumazione che io adoravo. Concludo con il rossetto high cost migliore di questo 2020, e per me è stato davvero difficile scegliere il rossetto migliore tra i tanti rossetti che possiedo, ma il podio quest'anno senz'altro lo merita lui, ed è il rossetto di NARS. Voi secondo me vi aspettavate il Mer di MAC, invece no. Lui è nella versione degli Audacious Lipstick nella colorazione Anita. Il colore poi è il mio preferito in assoluto, perché questo malva rosato bellissimo. Questi qui in realtà su Sephora non li trovo. Ci sono i rossetti di NARS con il packaging opaco e il logo bianco, però sul sito di NARS ci sono, devo controllare su Lookfantastic, non ricordo se ci sono, ma questi secondo me sono i migliori in assoluto. Hanno questo effetto semi opaco, quindi non effetto velluto ma semi opaco, si fissano benissimo sulle labbra, non seccano, sono idratanti, piacevoli e confortevoli. Assolutamente secondo me vincitore di questo 2020 è lui. Ho terminato, questi erano tutti i miei prodotti best make up di questo 2020. Non è stato semplice, perché tra i tanti prodotti sceglierne alcuni, scremarli, poi scegliere soltanto uno, non è stato semplice. Fatemi sapere quali sono i vostri prodotti preferiti di questo 2020, anzi, se avete dei prodotti in comune con me, fatemi sapere. Iscrivetevi al canale, mi raccomando, se è la prima volta che passate da me. E nulla, io vi mando un bacio come sempre e noi ci vediamo presto. Ciao!